quando cominciano tutti, campioni compresi e forse proprio i futuri campioni, hanno una colorazione particolare ed è straordinario osservarli mentre lasciano che la sorte lavori su di loro. Forse sapete che abbiamo iniziato una collaborazione che è nata in modo spontaneo con la famiglia Regazzoni, è nata grazie anche a Maria Pia, che non la vedo ma deve essere qua vicino. Che è venuta alla presentazione della macchina di Alex, ci ha fatto molto piacere, era il mese di marzo, e da lì poi la stampa ha cominciato, ma insomma Fontana corre con una Williams, Clay ha vinto la sua ultima gara in Formula 1 con una Williams, Alex corre in Formula 2, Clay ha vinto l'europeo di Formula 2 nel 1970, Alex è di Lugano, Clay è di Lugano, eccetera eccetera eccetera. I paragoni si fermano qua perché tuo papà era immenso, per cui comunque da lì è nata un po' questa storia. Siamo andati avanti, sapete che Alex ha avuto l'onore di guidare la vettura Ferrari F40 di Clay, è stata la prima volta che questa macchina veniva portata, diciamo, non vorrei dire in gara, comunque era un rally di regolarità storico dove bisognava andare a 35 all'ora, l'ha guidata lui con il marito di Alessia, Luca Giorgetti. Never before has someone in my life meant more. Grazie di essere qui, perché questo binomio nato per un'amicizia credo sia, diciamo, l'evento principale della serata. E, secondariamente, ma non meno importante, tutta la lotta che Clay fece per aiutare queste persone che avevano avuto gravi incidenti e non potevano più usare le proprie gambe. Cosa che ci riesce difficile a pensarlo a noi che ci troviamo ora tutti in piedi. Ma pensate di dover ascoltare questa conferenza seduti, probabilmente non mi vedreste quasi in faccia perché ci sarebbe questo muro davanti, sarebbe molto fastidioso. Di conseguenza io credo che tutta questa camera costruita qua sotto e tutte queste persone che siete voi, che tengono vivo il ricordo di Clay, ci aiutino a dare una mano in più. In Ticino erano in pochi quelli a sostenere una causa del genere. Grazie a lui, purtroppo, sicuramente non è stato fortunato affatto, però lui si è dato, diciamo, un colpo di reni, si è rialzato e ha creato tutto questo movimento che ancora vive tutt'oggi e cerchiamo di continuare a farlo vivere. A cui grazie mille. Unforgettable. That's just what you are. You're unforgettable. Temevo che Alessia mi avesse invitato per i miei trascorsi automobilistici e così non è. I miei trascorsi si limitano in questo campo al primo poster firmato, era ancora sulla Tecno. Il primo post filmato da Clay era ancora sulla Tecno, campione. E poi evidentemente l'ho seguito in tutti gli anni da tifoso che vedeva evidentemente in Clay, erano gli anni degli studi, erano gli anni oltre Gottardo, in fondo l'orgoglio del Ticino. Sono queste realtà sportive che ci fanno vivere, che ci fanno bene, perché fanno... ci rendono presenti oltre Gottardo e ricordano ai nostri cari confederati che esistiamo, che siamo parte viva e attiva di questo paese, che ogni tanto possiamo anche insegnar loro qualcosa, e vincere un Gran Premio di Formula 1 sicuramente era una bella soddisfazione, non solo per chi lo vinceva ma per tutto il cantone che esprimeva la realtà di Regazzoni. Forevermore. That's just how you stay.
Clay fu il protagonista di un tempo che ormai non esiste più, quello dei cavalieri piloti arrembanti nelle steppe, quello dei piloti sciamani che la velocità portava fuori dal normale e capace di rispondere all'urlo della foresta. In fondo credo di poter pensare e dire che qui c'è il passato, Clay Regazzoni, un passato che a tutti noi sta a cuore, un passato che vive ancora, e questa è la cosa meravigliosa di chi è stato campione, di chi ha fatto sognare, è che malgrado non siano più con noi, magari malgrado siano volati via, sono sempre vicini a noi e noi li portiamo sempre nel nostro cuore, quindi un passato importantissimo nell'automobilismo ticinese, ma qui in fondo si lega il presente e il futuro, e credo che dai risultati che leggo, che sento, credo che il futuro dell'automobilismo ticinese, ma anche il presente in fondo, è veramente in buonissime mani. Ho sentito, questo non lo sapevo, che siete sponsor, Teleticino è sponsor, grande, quindi direi che il cantone indirettamente, esattamente, in una sorpresa dietro l'altra, direi che con questi sponsor non c'è altra possibilità che continuare a vincere sempre di più. Io prima leggevo la brochure del Memorial, che dice che l'iniziativa è finalizzata a sostenere la ricerca e lo sviluppo nell'ambito della paraplegia. Due parole vi dico: non è vero che chi ha una lesione midollare non camminerà mai. Proprio recentemente noi abbiamo festeggiato 10 anni della nostra unità spinale a Niguarda, invitando i più grossi esperti mondiali in questo momento su quella che è la ricerca nelle cellule staminali, eccetera, al di là di tutti i millantatori che ci sono in giro, e di ricerca ce n'è molta, i passi avanti se ne sono fatti tantissimi. Dall'altra parte bisogna sottolineare due cose: lo sviluppo secondo me è anche fatto sicuramente in tutto quello che c'è stato in questi 20 anni, dove grazie alle cure che noi abbiamo fatto abbiamo dato un grosso contributo alla qualità di vita dei pazienti. Una volta erano i pazienti abbandonati in situazioni croniche, oggi sono dei pazienti che, pur rimanendo in carrozzina, e lo dimostrano le foto che vediamo di Clay nel Memorial, fanno una vita assolutamente normale. E la seconda cosa, che credo sia l'encomio per Alessi e per la famiglia Regazzoni, è tutto ciò che può fare una struttura come questa di prevenzione e di educazione. E questo io credo che sia uno dei passi fondamentali, non dico nella ricerca, ma in quello che può essere un grosso contributo al problema della paraplegia. È importante, soprattutto per me, sapere che il coraggio e le gesta di mio papà non sono dimenticati, che i suoi amici e tifosi gli sono vicini ora come allora. Tutto questo mi consola e me lo fa sentire ancora qui in mezzo a noi. Poi desidero anche presentarvi questo giovane talento luganese che ha tutta l'intenzione e le capacità per divenire un degno successore di Clay. Alex Fontana ha già fatto parlare di sé, ha la stoffa, il coraggio e l'umiltà necessaria per imparare tutto quello che occorre ad un pilota che con tutto il cuore gli auguriamo di diventare. Naturalmente anche lui ha bisogno di sentirsi sostenuto, di sapere che non lotta da solo, e credo di potergli dire, anche a nome di tutti i presenti, che gli siamo vicini con i nostri migliori auguri, ma anche dandogli una mano nel limite del possibile se e quando sarà necessario. Ecco, vi ho detto quanto avevo in animo di trasmettervi. Nuovamente vi ringrazio per la vostra presenza, per la vostra fedeltà, per la vostra amicizia. Sono preziose per noi e ci incoraggiano ad andare avanti, a far camminare il progetto di papà e quindi nostro in aiuto alla paraplegia. Uniti possiamo fare molto, lo dicevano anche i nostri nonni. L'unione fa la forza. Grazie di cuore e buona serata a tutti.